lo spazio magico del circo, luogo sospeso tra la realtà e il sogno ad Arezzo, per la precisione a Ponte Buriano. Il circo e il grito arriva nella frazione aretina sulle rive dell'Arno grazie alla collaborazione dell'associazione Sosta Palmizzi e la fondazione Guido d'Arezzo. Un programma dedicato al pubblico dagli 0 ai 99 anni che si è aperto nello scorso fine settimana e proseguirà da giovedì 7 a domenica 10 ottobre. Sì, diciamo che il circo noi come compagnia Il Grito lo usiamo per evocare le situazioni che magari aiutano a raccontare, perché per me è difficile raccontare qualcosa su un trapezio, nel senso che il trapezio è sempre un trapezio, sono due corde di una sbarra, e quindi mi piace cercare altri oggetti i quali mi danno altre situazioni alle quali io posso applicare la tecnica circense, però che già sta raccontando qualcosa e non per forza un'esibizione tecnica.